Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Tanti gli argomenti di cui parleremo. Partiamo dall'uragano Michael, che ormai ha raggiunto il sud-est degli Stati Uniti, sta portando precipitazioni davvero intense, accompagnate anche da venti sostenuti. È impressionante l'immagine che si vede dal satellite. Eccolo, nelle prossime ore attraverserà molti stati del sud-est degli USA con piogge davvero abbondanti. Quindi situazione ancora delicata. Sul nostro sito trovate tutti i dettagli, lo stiamo monitorando praticamente minuto per minuto. Ma anche da noi situazione delicata per questa perturbazione, la stessa che ieri aveva portato anche vari disagi e danni notevoli in Sardegna, ora sta scaricando le sue piogge soprattutto sulle regioni di nord-ovest. Ma per fortuna nella giornata di domani questa perturbazione si allontanerà. Però attenzione, perché nelle prossime ore avremo alcune zone dell'Italia che vedranno precipitazioni davvero abbondanti. Abbiamo detto soprattutto la Liguria, ma anche il Piemonte, la Val d'Aosta, la Toscana, le coste dell'Alto Lazio e l'Emilia occidentale potranno avere anche qualche temporale, quindi fenomeni piuttosto intensi. E soprattutto è la Liguria, in particolare il Savonese, a rischiare quantitativi di pioggia davvero importanti. Insomma, situazione delicata anche da noi. Però vi dicevo, domani netto miglioramento. Se guardate, la pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, quindi anche in vista del weekend il tempo migliora. Avremo ancora un po' di instabilità all'estremo sud. Guardate, per venerdì e anche per sabato degli acquazzoni sono previsti sulle estreme regioni meridionali, in particolare in Sicilia. Quelle macchie azzurre rappresentano appunto le piogge previste. Quindi in definitiva weekend che vedrà il ritorno del bel tempo in gran parte del paese, tra l'altro anche con clima molto mite, però nelle estreme regioni meridionali, in particolare in Sicilia, sarà comunque possibile qualche temporale. Con questo è tutto, ma per i dettagli su tutte queste questioni io vi aspetto su trebimeteo.com.